Ülkenin meşru yönetimi... Se gli attacchi di Haftar contro il popolo e il governo legittimo della Libia continueranno, gli daremo la lezione che merita. È la minaccia del presidente turco Erdogan al generale della Cirenaica Khalif Haftar, che ha lasciato Mosca senza firmare l'accordo sul cessate il fuoco col governo di unità nazionale guidato da Fayez al-Sarraj. Erdogan, che oggi incontra di nuovo il premier di Tripoli a Istanbul, accusa Haftar di essere scappato. Secondo il Ministero della Difesa russo, il generale ha invece accolto positivamente l'intesa su una tregua in Libia, ma prima di firmare gli servono 2 giorni per discutere il documento con i leader delle tribù che sostengono l'esercito nazionale libico. Secondo altre fonti, Haftar non ha siglato l'accordo perché molte sue richieste, tra cui quella di far entrare le sue truppe a Tripoli, sono state ignorate e in ogni caso non può mettere la sua firma sul cessate il fuoco senza aver sentito prima i suoi sponsor, che oltre alla Russia sono Egitto, Arabia Saudita ed Emirati. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia il cessate il fuoco resta in vigore a tempo indeterminato, quasi una minaccia ad Haftar, che per il Cremlino ha una sola opzione, quella di fermare le armi. In attesa della conferenza di Berlino sulla crisi libica di questa domenica, che tra i partecipanti vedrà anche Italia, Stati Uniti e Cina, dal Cairo in Egitto il premier Giuseppe Conte dichiara: manderemo i soldati italiani in Libia solo in condizioni di sicurezza.